L'Inter, a differenza dei rivali rossoneri, dopo annate difficili a livello di risultati, sembra aver trovato un allenatore che finalmente soddisfa il popolo nero-azzurro. Antonio Conte, infatti, ha convinto, dopo poche partite alla guida della squadra, anche i più scettici, portando una nuova mentalità che sembrava mancare dai tempi di José Mourinho. Con l'aiuto di Marotta, inoltre, la società si è liberata di quei giocatori che sono stati considerati non adatti a costruire questo nuovo ciclo che i tifosi sperano sia anche vincente. Tifosi sicuramente insoddisfatti ormai da parecchi anni per le scelte fatte dalla proprietà quando si è trattato di scegliere l'allenatore. Non sempre, infatti, l'Inter ha individuato la persona giusta che potesse valorizzare la rosa e riportare la squadra in alto dove merita di stare. Se si va a studiare la storia nero-azzurra dagli anni 90, infatti bisogna ammettere che i tecnici che hanno convinto portando risultati importanti sono davvero pochi, anzi pochissimi. Nonostante le colpe ovviamente siano da condividere con la società, che spesso e volentieri non è stata in grado di formare una rosa competitiva per vincere, si sa che la responsabilità in caso di fallimento viene quasi sempre addossata all'allenatore. Non sembra però il caso di Corrado Enrico, allenatore dell'Inter nella stagione 91-92. Al tecnico era stato affidato il non semplice compito di sostituire l'uscente Giovanni Trapattoni, reduce da uno scudetto sfiorato e da una vittoria storica in Coppa UEFA. Ernesto Pellegrini, allora presidente dell'Inter, puntò tutto sul toscano, la cui ultima esperienza in Serie A risaliva a ben 10 anni prima. Prese quella decisione per replicare quella fatta da Berlusconi quando scelse come allenatore del Milan Arrigo Sacchi. Infatti Corrado, per quello che aveva fatto vedere alla Lucchese, ovvero un gioco frizzante organizzato con una squadra corta, pressing e zona asfissiante, veniva proprio paragonato al tecnico che ha rivoluzionato il calcio. Appena seduto sulla panchina nero-azzurra dichiarò: Inter, ti faccio vedere il calcio del 2000. E infatti la prima cosa che fece fu quella di eliminare ogni concetto di marcatura uomo per passare a quella zona. Ma purtroppo la risposta al sacchismo non arrivò. Dopo solo 3 giornate di campionato l'allenatore si trovò a dover chiedere scusa pubblicamente. Infatti l'inizio di stagione fu da brividi, con una sconfitta per 4-0 contro la Sampdoria e l'eliminazione dalla Coppa UEFA contro il Boavista. Le cose non continuarono nel migliore dei modi e alla penultima giornata del girone di andata, dopo una vittoria contro il Bari per 1-0, partì la contestazione. Già, perché nonostante il successo la squadra non convinse sul campo. Il presidente Pellegrini fu costretto a scendere in mezzo alla folla per chiedere scusa, ma comunque decise di non esonerare Enrico. Siamo la barzelletta d'Italia. Ma l'avventura di quest'ultimo si concluse poco dopo, perché nella partita successiva persa contro l'Atalanta per 1-0, lo stesso allenatore si presentò in sala stampa annunciando le dimissioni e dicendo: ritengo che la mia presenza qui all'Inter, a questo punto qui, sulle valutazioni che faccio io, sia più negativa che positiva, quindi è bene che tolga il disturbo. Lasciò quindi il Milan con 5 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, numeri che non bastarono a soddisfare una tifoseria esigente come quella nero-azzurra. La squadra venne quindi affidata a Luis Suarez, bandiera nero-azzurra che come allenatore aveva già fallito a Milano nella stagione 74-75, esperienza che tra l'altro lo aveva già inserito di diritto nella lista dei peggiori allenatori dell'Inter. Portò la squadra a concludere quel campionato in 8ª posizione, mancando la qualificazione per le coppe europee. Anche il rapporto con alcuni calciatori non fu il massimo, famosa l'esultanza di Desideri, escluso più volte dal tecnico, che dopo aver segnato il pareggio in una partita contro il Napoli, si scagliò contro Suarez urlando una frase non fraintendibile a favore delle telecamere. Desideri ovviamente venne sospeso dalla società e l'allenatore dichiarò: da 40 anni sono nel calcio, ne ho viste di tutti i colori, ma una cosa del genere non mi era mai successa. La stagione successiva la squadra venne affidata a Osvaldo Bagnoli, campione d'Italia con il Verona nel 1985. I tifosi dell'Inter ancora oggi si dividono quando si parla di questo allenatore, proprio perché i risultati ottenuti furono particolari. Il primo anno infatti, dopo 3 sconfitte iniziali, portò la squadra al secondo posto in classifica, mentre l'anno successivo fu esonerato, secondo molti ingiustamente, alla 6ª giornata, in una stagione a dir poco assurda per l'Inter, che si salverà alla penultima giornata per un solo punto e che allo stesso tempo vincerà la Coppa UEFA sotto la guida di Giampiero Marini, allenatore della primavera. Nel 1994, dopo un'annata così particolare, la panchina venne affidata ad Ottavio Bianchi, allenatore che portò lo scudetto e la Coppa Italia a Napoli. Il tecnico arrivò in un momento particolare dove la proprietà stava passando da Pellegrini a Moratti e con una squadra completamente stravolta non riuscì a fare grandi cose. Il primo anno infatti conquistò un 6º posto in campionato e fu eliminato ai 32esimi di finale in Coppa UEFA. La stagione successiva il nuovo presidente Moratti riconfermò Bianchi nonostante le perplessità dell'ambiente dovute all'annata appena trascorsa, ma la fiducia per l'allenatore fu a tempo e infatti dopo solo 4 partite concluse con una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte, fu esonerato. In attesa del nuovo tecnico, la squadra fu riaffidata a Luis Suarez in via provvisoria. Artefice di numerosi fallimenti in passato, riuscì a ripetersi anche in quell'occasione nonostante il poco tempo a disposizione. Infatti portò la squadra all'eliminazione al primo turno di Coppa UEFA contro il Lugano, avversario non proprio temibile. Poco dopo fu individuato colui che avrebbe dovuto risollevare l'Inter, ovvero il mitico Roy Hodgson, che in quel momento era già commissario tecnico della nazionale svizzera. Arrivò in Italia e non sembrò capirci molto, complice anche il fatto che non parlava una parola
di italiano. Nella stagione 95-96 condusse la squadra a risultati mediocri con un settimo posto in campionato che valse la qualificazione alla Coppa UEFA. L'anno successivo Moratti decise di investire nel mercato con gli acquisti di Djorkaeff, Sforza e Zamorano. Hodgson non fece neanche così male se si vanno a vedere i risultati, dato che nonostante non concluse il campionato seduto su quella panchina, permise alla squadra di posizionarsi al terzo posto e conquistò la finale di Coppa UEFA che perse contro lo Schalke ai rigori San Siro. Una finale che decretò la fine dell'esperienza del tecnico a Milano. Proprio in quella partita le cose non andarono benissimo, dato che si verificò un episodio particolare, ovvero una lite tra Javert Zanetti e proprio l'allenatore che decise di sostituirlo al termine del primo tempo supplementare per inserire Nicola Berti, uno dei pochi cambi in carriera che non andò giù all'argentino e che in diretta TV mandò a quel paese il tecnico. Hodgson non replicò e Javier finì per abbracciarlo comprendendo di aver esagerato, ma Beppe Bergomi raccontò che negli spogliatoi lontani dalle telecamere tra i due ci fu una vera e propria lite. L'Inter quindi perse la coppa davanti ai suoi tifosi e l'allenatore, preso dallo sconforto, rassegnò le dimissioni. Per molti è sicuramente tra i peggiori tecnici della storia dell'Inter. Inoltre molti tifosi non gli perdonano il fatto di non aver valorizzato Roberto Carlos, spostato a centrocampo nel suo primo anno in panchina e successivamente ceduto al Real Madrid. Lo stesso brasiliano in un'intervista ad una domanda su Hodgson rispose: all'Inter mi ha distrutto, non capiva nulla di calcio, aggiungendo tra l'altro che avrebbe potuto rovinare la sua carriera internazionale. Insomma, non proprio frasi amorevoli nei confronti del tecnico inglese. Da lì un periodo che tutti ricordano con piacere con Simone in panchina, per poi passare ad alcune scelte infelici. Nella stagione 98-99 Moratti, dopo 11 giornate, decise di esonerare proprio Simone per i risultati non convincenti e soprattutto per il gioco espresso, nonostante il parere contrario della squadra e della tifoseria che tanto amavano il tecnico. Mister Simone dispiace, mi è dispiaciuto anche a me per il modo così. La panchina venne quindi affidata a Mircea Lucescu. Il suo rapporto con i giocatori nerazzurri fu subito complicato, tutti sembravano giocare contro di lui. Il suo esordio a Vicenza fu l'immagine della sua gestione. Infatti proprio in quella gara Taribo West lanciò la maglia verso il tecnico in segno di protesta per la sostituzione. In quel momento tutto l'ambiente deluso dall'esonero di Simone si scagliò contro il nuovo allenatore in una stagione disastrosa per i nerazzurri. Lucescu non arrivò alla fine del campionato venendo esonerato e la panchina passò nelle giornate rimanenti prima a Castellini e poi di nuovo a Roy Hodgson. Insomma, grandissima confusione in quegli anni che Moratti sperò di sistemare con l'ingaggio di Marcello Lippi, reduce d'annate fantastiche alla Juventus. Serviva un allenatore forte che potesse sopravvivere in quella che sembrava una vera e propria polveriera. Marcello doveva portare una nuova mentalità vincente e le premesse c'erano tutte, dato che la rosa era di assoluto valore con giocatori come Vieri, Baggio e Ronaldo. Peccato però che non andò così. Diventerà uno dei peggiori allenatori ad essersi seduto su quella panchina. In un ambiente ostile, con tra l'altro un rapporto difficile con il Divin Codino e Cristian Panucci, fallirà abbastanza clamorosamente. Il suo primo anno fu una stagione tra alti e clamorosi bassi che costrinsero i nerazzurri a ritirarsi precocemente dalla lotta a scudetto. In Coppa Italia arrivarono in finale ma furono sconfitti dalla Lazio. La stagione fu complicatissima a livello di gestione della squadra. Anche l'infortunio di Ronaldo non aiutò e a maggio, a campionato quasi concluso, Lippi si lasciò andare al primo sfogo dichiarando che prevedeva l'innesto di 5 o 6 giovani italiani forti che non vedevano l'ora di giocare. Insomma, una vera e propria frecciata ai giocatori che stava allenando. Lippi finì anche per presentare le dimissioni che furono rifiutate da Moratti. La stagione 2001-2002 però non iniziò nel migliore dei modi. I nerazzurri persero la Supercoppa contro la Lazio e in Champions furono eliminati da una più che modesta squadra svedese ai preliminari. Il 3 ottobre, alla primissima di campionato, dopo una sconfitta contro la Regina per 2-1, Marcello si lasciò andare ad uno sfogo diventato epico. Non esiste che facciamo partite di questo tipo qua. Io fossi il presidente, manderei via subito l'allenatore, prenderei i giocatori, li attaccherei tutti al muro e gli darei calci nel culo a tutti. Dopo queste parole la società lo esonerò, optando per un altro allenatore che sarà inserito nella lista dei peggiori di sempre dell'Inter, ovvero Marco Tardelli. Si presentò dichiarando che sarebbero usciti dal tunnel perché in rosa erano presenti giocatori di assoluto valore. Peccato che quello fu l'anno degli acquisti di Vampeta e Akansukur. La stagione infatti non proseguì nel migliore dei modi, con risultati altalenanti e alcune batoste degne di nota come il derby perso per 6-0. Terminò la stagione non riuscendo a qualificarsi per la Champions League e di conseguenza non fu riconfermato. Zanetti in un'intervista dichiarò che nei suoi quasi 20 anni in nerazzurro il peggior tecnico fu proprio Tardelli. Dopodiché sulla panchina arrivò Hector Cooper, che Ronaldo ad anni di distanza individua a sua volta come il peggior tecnico che abbia mai avuto. Pochi tifosi invece lo considerano un allenatore che fallì a Milano, dato che sfiorò lo scudetto per due volte perdendo quello del famoso 5 maggio e arrivò tra l'altro in semifinale di Champions League. Dal 2004 si susseguirono ottimi tecnici. Per andare ad individuare un altro che fallì sulla panchina nerazzurra bisogna spostarsi al 2010, quando Rafa
Benitez, successa a José Mourinho. Compito difficilissimo per lo spagnolo, quello di sostituire colui che aveva vinto tutto rimanendo nei cuori dei tifosi. Le aspettative in quel momento erano altissime e il tecnico non riuscì a integrarsi in un ambiente complicato e pretenzioso. La stagione iniziò con la vittoria della Supercoppa italiana e la sconfitta in Supercoppa UEFA, mentre in campionato le cose non andavano per il meglio, finendo già a novembre ben distanti dalla vetta. Le critiche diventarono sempre più pungenti e Benitez, comprendendo che la sua avventura era già ai titoli di coda dopo aver vinto il mondiale per club, rescisse il contratto in accordo con la società, che decise di ingaggiare Leonardo. Rafa ancora oggi spiega che la sua esperienza all'Inter fu fallimentare perché Moratti era troppo innamorato dei suoi giocatori e di conseguenza, non essendoci stato un profondo rinnovamento, gli fu affidata una squadra di vecchietti sazi dai successi degli anni precedenti. Dopo la breve parentesi di Leonardo in panchina, fu scelto da Moratti Giampiero Gasperini per la stagione 2011-2012. L'allenatore arrivò a gestire l'Inter con una rosa di giocatori a fine ciclo, ancora più sfibrata dell'anno precedente. Un Inter che sapeva di dover ripartire ma non sapeva da dove cominciare. Moratti e la dirigenza non sembravano convinti della scelta effettuata e Gaspa arrivò subito tra mille perplessità. La campagna acquisti fu da molti tifosi considerata ridicola, infatti le cose non partirono nel migliore dei modi, dato che l'Inter perse la Supercoppa italiana ai primi di agosto contro il Milan per 2-1, presentandosi in campo senza Lucio, Maicon, Cambiasso e Milito, a cui la dirigenza aveva deciso di allungare le vacanze. In campionato le cose andarono molto peggio, dato che esordì con una sconfitta per 4-3 al Barbera contro il Palermo. Le scelte di far giocare Zanetti centrale di difesa, Sneijder mediano, non ripagarono. Dopo un pareggio contro la Roma, solamente alla terza giornata l'Inter fu sconfitta sul sintetico di Novara per ben 3-1. Una partita dove regnò il disordine tattico e tecnico, oltre alla totale mancanza di motivazioni da parte della squadra. Moratti, già dubbioso della scelta effettuata, il giorno seguente dichiarò: "Non credo che Gasperini resterà. La sua situazione mi sembra molto difficile sotto tutti i punti di vista." Alle 21 della stessa giornata l'allenatore rescisse il contratto, dopo solo 73 giorni su quella panchina, entrando nella lista dei peggiori allenatori dell'Inter. Venne quindi chiamato Claudio Ranieri, che con quella squadra non fece molto meglio. Rimase su quella panchina fino a marzo, dove conquistò 17 vittorie, 4 pareggi e ben 13 sconfitte, venendo nuovamente esonerato da Moratti, che non riuscì a trovare una soluzione. Il presidente quindi affidò le redini della squadra Stramaccioni, allenatore della primavera, una mossa coraggiosa che ripagò inizialmente. Il nuovo tecnico partì forte, conquistando la qualificazione all'Europa League con 17 punti nelle ultime 9 partite e quindi venne confermato per l'annata successiva. Anzi, Moratti credette talmente tanto in lui che gli propose 3 anni di contratto nonostante la mancanza del patentino per allenare la prima squadra. I giornali titolavano "Fenomeno Strama, come Mu al centro dell'Inter". Paragone impegnativo che però sembrò reggere inizialmente, dato che l'avvio di stagione fu incredibile con 10 vittorie consecutive tra campionato e coppa e tra l'altro il successo contro la Juventus allo Stadium, che era stato fino a quel momento inespugnabile. Ma le cose cambiarono velocemente, anche a causa degli infortuni, e la squadra sprofondò completamente, uscendo agli ottavi in Europa League, venendo eliminata in semifinale in Coppa Italia e concludendo la stagione al nono posto in campionato. Stramaccioni venne quindi esonerato da Moratti, che tanto aveva creduto in lui. Il presidente, prima di lasciare la società in mano a Toir, sbagliò nuovamente scelta ingaggiando Walter Mazzarri per la stagione 2013-2014. A lui spettava il compito di ricostruire un Inter che si trovava al suo anno zero, ma ovviamente non vi riuscì. Portò i nerazzurri al quinto posto in campionato e all'eliminazione agli ottavi di finale in Coppa Italia. Insomma, risultati che non bastarono alla tifoseria, che si aspettava ben altro da una squadra che non partecipava a nessuna competizione europea. Venne confermato la stagione successiva, ma un feeling così basso con l'ambiente si vide solo con Gasperini, complice anche il fatto di non utilizzare Javier Zanetti e relegandolo in panchina. A San Siro proprio in quella stagione non venne neanche più annunciato il suo nome, per evitare che fosse sommerso dai fischi. Questa serie di problemi, unita a prestazioni non convincenti sul campo, portarono Toir ad esonerare il tecnico dopo la sosta di novembre. Ma la lista dei peggiori allenatori continuò dopo la parentesi di Mancini e la scelta di puntare su Frank de Boer per la stagione 2015-2016. Allenatore che aveva vinto 4 titoli in Olanda con l'Ajax e che doveva portare a Milano il suo credo tattico, ovvero 4-3-3 pressing tecnica ed esterni. Toir si innamorò di lui nonostante non parlasse una parola di italiano. Beh, la sua avventura su quella panchina partì malissimo con una sconfitta per 2-0 contro il Chievo. In Europa League le cose andarono peggio con la sconfitta contro l'Apoel in casa e contro lo Sparta in trasferta. La vittoria in rimonta contro la Juventus per 2-1 fu solo un'illusione, perché la sua gestione fu da brividi. Le prestazioni imbarazzanti della squadra, che incassò 19 reti in 14 partite, lo condussero inevitabilmente all'esonero solo all'undicesima giornata. Solamente 84 giorni sulla panchina nerazzurra per entrare di diritto tra i peggiori allenatori della storia interista. Frank, tuttora per discolparsi, dichiara che a Milano faceva tutto da solo, anche la mensa, e che gli fu affidato un gruppo marcio. Venne sostituito da Pioli, attuale tecnico del Milan, che, come spesso è accaduto dopo un buon periodo iniziale dove sembrò aver rivitalizzato una squadra allo sbando, non terminerà l'annata venendo esonerato a seguito di un solo punto guadagnato nel mese di aprile, scatenando la protesta della tifoseria. Tifoseria come sempre molto pretenziosa, che in parte ha considerato pure Spalletti come un tecnico non all'altezza nonostante i buoni risultati ottenuti. Dal 1990 sono quindi pochissimi gli allenatori che sono riusciti ad evitare di rientrare in questa categoria così particolare. E ora le domande che ci poniamo tutti sono ovviamente queste: riuscirà Antonio Conte a riportare l'Inter dove merita di stare?
pare, riuscirà a non essere considerato anche lui uno dei peggiori tecnici della storia interista?